Amici di Battista 70 Phone, oggi vi presentiamo Realme GT6T, fratellino minore del GT6 che abbiamo recensito qualche giorno fa. Prezzo di lancio della versione 8256 è 549, ma fino al 4 luglio lo trovate a 399, comprensivo di caricatore da 120 watt e Realme Buds 6 Air, che sono le true wireless di Realme. Quindi direi un'offerta assolutamente da non perdere. Nella confezione in questo caso abbiamo solo il cavo, ma se volete usufruire dell'offerta direi che è il caso, ribadisco fino al 4 luglio, e una cover, la stessa che abbiamo visto anche per il GT6. Nel complesso diciamo che è un ottimo terminale a 549, a 399 è da correre immediatamente a comprarlo. Ci siamo trovati bene in tutto, compresa un'ottima autonomia, fotocamera diciamo di buon livello, un po' sottotono. Ultra grandangolare e in notturna, diciamo, al calare della luminosità cala anche un attimino la qualità ed aumenta il rumore digitale, ma nel complesso devo dire che comunque è un ottimo terminale. Andiamo ora a vederlo da vicino. Eccolo qui. Qualcuno di voi si starà chiedendo: ma allora cosa cambia rispetto al GT6 normale? Cambia il processore. Qui abbiamo un Snapdragon 7 Plus di terza generazione contro un 8S di terza generazione. Cambia il sensore della cam principale. Abbiamo un Lite A600 contro un Lite 808 e non abbiamo il sensore telefoto da 50 megapixel. Per il resto praticamente è lo stesso identico terminale anche per quanto riguarda la costruzione. Parliamo sempre di policarbonato con i suoi pro e i suoi contro, diciamo che dà un effetto meno premium, per contro però c'è un minor riscaldamento e anche una migliore ricezione. Per quanto riguarda il surriscaldamento, diciamo che aiuta molto la tecnologia di gestione del calore che viene denominata Iceberg Vapor Cooling System, che contribuisce significativamente a mantenere il dispositivo fresco anche sotto sforzo. E devo dire che questo influisce anche molto sull'autonomia. Abbiamo un'autonomia veramente da record e riusciamo ad arrivare a sera anche con un uso veramente intenso. Quindi, riassumendo un attimino, i pro di questo terminale: abbiamo ottime prestazioni, un bellissimo display, lo stesso del GT6, quindi 6000 nit, tanta 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 roba veramente. Comunque è un Gorilla Glass Victus 2, IP65, l'autonomia ve l'ho detto è velocissima, la ricarica da 120 watt wired, il sensore della fotocamera che comunque è ottimo, molto bene i selfie e anche i video, audio stereo. Abbiamo poi comunque la Realme UI 5.0 con 3 major update, e anche qui non è assolutamente da sottovalutare. Come vi ho detto, un prezzo in promo davvero super competitivo, quindi correte ad acquistarlo se vi piace, se vi piacerà la nostra recensione, insomma, se vi avremo convinto, tra virgolette, diciamo così. Per contro, vabbè, i materiali, come vi ho detto, possono piacere o non piacere, hanno pregi e difetti. Il sensore della grandangolare non è proprio il massimo della vita e ci sono un po' di applicazioni preinstallate che vabbè, fondamentalmente uno può anche togliere, però sono sempre dell'idea che magari si potrebbe anche evitare di metterle. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche totali, le avete viste scorrere in sottoimpressione, come al solito, per non tediarvi oltre. Diamogli un'occhiata. Praticamente è quasi identico al GT6. Qui abbiamo una doppia fotocamera, non una tripla. Andiamo ora a sbloccarlo. Sensore, devo dire che è davvero molto rapido. Display di notevole qualità. Poi lo vedremo nel nostro solito video per apprezzarne i colori e in questo caso anche l'audio che è davvero molto buono. Ricezione sempre bene presente. Andiamo a chiamare il nostro solito 19 21 21. Audio molto buono sia in capsula che in viva voce. Il numero selezionato è inesistente o momentaneamente non disponibile. Free message. Vabbè, perfetto. In questo momento non funziona. Vabbè, poco male, poco ci importa. Andiamo a sentire la musica. Audio stereo, ottima qualità, così come per il GT6. Come potete sentire, l'audio ha una buona potenza
e anche una buona qualità da questo bel display. Apprezziamone i colori. Anche qui abbiamo un LTPO OLED 3, 120 Hz, Dolby Vision, 6000 nits, 450 ppi, 6 pollici 78, veramente tanta roba. E anche qua possiamo apprezzare l'audio che abbina potenza e qualità. Devo dire che questi display sotto la luce del sole sono veramente il massimo. Si vede bene senza nessun tipo di difficoltà. Poi, come per il GT6, abbiamo la stessa tecnologia per non affaticare gli occhi. E sono sincero, ci ho giocato molto, l'ho usato molto anche all'aperto, mai avuto nessun tipo di problema agli occhi. Veniamo ora a parlare velocemente del reparto fotografico, dato che comunque vi ho già detto pro e contro di questo, di conseguenza poi vi lascerò velocemente alla galleria fotografica con un sottofondo musicale che sarà sicuramente molto meno noioso della mia voce. Ribadisco, allora, il sensore principale è davvero ottimo. Le foto sono ben dettagliate, non si perdono minimamente dettagli. La grandangolare, insomma, tende a perdere un po' di dettaglio. La selfie cam è di buona fattura. In notturna, insomma, al calare della luminosità, comunque, come vi ho detto, cala un po' la qualità, ma nel complesso comunque un'ottima fotocamera. Ed ora vi lascio lo slideshow con tutte le foto che abbiamo scattato e sono davvero molte. Home was just you and me. I thought you were the one.
glued to the pavement. Between the lines, I keep my gaze straight ahead as the last stop flies by. No more waiting for the gun to fire. No more walking through revolving doors. I've gone around once, and I don't need to go around anymore. In conclusione, ma siete ancora qui? Non siete ancora andati a ordinarlo? Forza, forza che il 4 luglio è qua dietro l'angolo. Scherzi a parte, 399 euro da prendere al volo. Telefono ottimo sotto tutti i punti di vista, sia per lavoro che per svago, per tutto quello che vi può servire. Quindi sinceramente a 399 penso che non ci sia neanche da pensarci su un attimino. 549 possono esserci delle altre alternative da valutare, ma 399 devo dire che assolutamente alternative non ne vedo. Con questo concluso, un saluto da Loris e da Lucio per Battista 70 Phone.